Questa sera presentiamo il progetto, un progetto ambizioso nel quale l'amministrazione comunale e il territorio tutto crede fortemente. L'idea è quella di catapultare su un territorio che evidenzia delle criticità una serie di servizi che vanno dall'alta formazione ai servizi di orientamento universitario, dalla formazione professionale, il servizio per i formatori del Servizio Civile Nazionale, insomma una serie di attività che possono, come dire, dare un po' di respiro al territorio e soprattutto dare elementi di crescita su cui poi poter puntare. Fondazione nasce per volontà dell'ente comune, il comune di Sant'Arsenio. Noi abbiamo aderito da subito perché crediamo in questa iniziativa. Insieme a noi c'è l'UMPLI, Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, e quindi insieme, diciamo, abbiamo messo sul tavolo un nuovo abbastanza importante. Vorrei ricordare che noi siamo centro di orientamento dell'Università Giustino Fortunato e quindi possiamo mettere in cantiere corsi che vanno dalla laurea magistrale in giurisprudenza, in economia, percorsi triennali universitari. Siamo centro operativo praticamente di un ente accreditato alla formazione per il mondo della scuola, quindi diciamo, ci sono soggetti che credono nella iniziativa e che hanno esperienza e qualità per poter proporre un modello sicuramente competitivo. Per quanto riguarda le adesioni alla fondazione, si potrà aderire questa sera, ma è possibile aderire anche nei prossimi giorni? Sì, questa sera noi presentiamo un'iniziativa, ci saranno 7 giorni di tempo per presentare richiesta di adesione, possono partecipare tutti, dalle persone fisiche a quelle giuridiche, private o pubbliche che siano. E la scelta in fondo di una fondazione di partecipazione è proprio questa, quella di dare respiro e aprirsi al territorio, no? Perché insieme, ciascuno nel rispetto delle proprie specificità, possiamo mettere in campo, diciamo, una sorta di short list della cultura e consentire in questo modo alle persone che vivono al territorio di, come dire, stando comodamente a casa o arrivando a Sant'Arsenio, di poter sviluppare una serie di percorsi a costo zero. Non è un caso che la scelta di Sant'Arsenio e anche il nome della fondazione Porte d'Oriente vuole essere un segnale preciso. Sant'Arsenio negli anni è stata un po' la porta del Vallo di Diano, noi abbiamo pensato di partire da Sant'Arsenio e catapultare su tutto il territorio una serie premialità, una serie di, come dire, di cose interessanti che vanno a 360 gradi nella direzione della cultura e quindi della crescita del territorio stesso. Noi stiamo lavorando perché la nostra regione si doti di strumenti di coordinamento e di coinvolgimento adeguati e innovativi. La fondazione di partecipazione e soprattutto l'Università Telematica Giustino Fortunato sono degli elementi strategicamente rilevanti in questo contesto per creare anche una rete che coinvolga il turismo, la cultura, i beni culturali e soprattutto l'istruzione. Le Proloco sono un soggetto fondamentale per i territori, soprattutto per i piccoli territori, nonostante le buone e ottime iniziative incontrano a volte delle difficoltà più burocratiche. Quanto è importante la loro presenza sui territori? La presenza delle Proloco sui territori è fondamentale nella misura in cui la Regione Campania si è resa conto di questa eccellenza e nella legge quadro regionale che è addirittura d'arrivo, speriamo che diventi finalmente legge, le Proloco sono al centro dell'attenzione e della strategia politica delle politiche turistiche della Regione Campania. Noi stiamo qui perché i territori sono nostri, noi siamo il territorio e il territorio è nostro, e in questa dinamica che noi ci poniamo e pensiamo, ecco, con questi elementi strategici di dare una risposta concreta. Ovviamente non abbiamo immaginato la fondazione per Sant'Arsenio, ma per l'intero territorio, per il Vallo di Diano, ma tutta la provincia di Salerno. Puntiamo su questa nuova possibilità legata alla cultura, legata soprattutto alla formazione, quindi alla scuola, perché Sant'Arsenio ha una peculiarità, insomma, dobbiamo ormai uscire fuori da quelli che sono gli schemi, non possiamo immaginare qui a Sant'Arsenio un'industria o un commercio fiorente, ma dobbiamo evidentemente concentrarci su quelle che sono appunto le caratteristiche di ogni territorio.
territorio. Sant'Arsenio ha come caratteristica questo della scuola, della formazione, della cultura. Abbiamo attualmente una popolazione scolastica che conta 1800 unità tra l'istituto comprensivo, l'istituto alberghiero e l'istituto commerciale, quindi evidentemente conviene puntare su questo settore. Abbiamo immaginato la costruzione di un polo didattico formativo da gestire per il tramite di una fondazione appunto di partecipazione, per dare la possibilità a tutti, ai singoli cittadini, alle associazioni, alle istituzioni di partecipare e quindi di concordare tutti quanti insieme questo progresso culturale e dare la possibilità a tanti giovani che evidentemente si devono allontanare dal nostro territorio anche per frequentare le università di Salerno, di Napoli, insomma quelle che siano, di dare un'ulteriore possibilità, una subordinata a chi non può magari in questo momento particolare di congiuntura economica investire in questo settore, i fitti, le spese di trasporto e quant'altro, ma magari di studiare qui nel Vallo di Diano alla propria residenza ed avere assolutamente degli ottimi risultati, perché il partner che noi abbiamo scelto per questa avventura, io che si chiama, per questa scommessa, l'UMPLI, l'Associazione Nazionale delle Pro Loco, ma soprattutto la Giustino Fortunato, l'Università Telematica di Benevento, ha dei riconoscimenti a livello nazionale, quindi questa è una garanzia per noi ma per tutti quelli che si avvicinano a questa nuova realtà.